Buongiorno, oggi la sveglia è arrivata decisamente presto. Camilla non ho capito che gli era successo e ci è venuta a buttare giù dal letto. Io siccome è presto, sono circa le 7 del mattino, che sarebbero però le 6, e qui c'è una bella luce, ne ho approfittato per uscire, vedere se riesco a fare qualche fotina. E onestamente fa pure fresco, la cosa non mi disturba per niente. Andiamo a fare qualche foto. La cosa che mi piace un sacco di San Vigilio è che proprio in mezzo al paese ci sono i masi, quindi le fattorie tipiche di qua, piene di mucche, di animali. Questa per esempio è una. In pratica questo che si vede qua proprio è il caseificio, e subito alle spalle c'è il maso con tutte le mucche. Tanto per rendere un po' l'idea della diversità con quello a cui sono abituato io a Roma. Questa qua è la scuola, ora ve la faccio vedere. Che delusione, ragazzi, proprio qui alle mie spalle c'è il campanile della chiesa, tipico campanile montanaro qui delle Dolomiti. Hanno appena suonato le campane e non suonano. È un disco pure qua. Che amarezza. Credo che neanche i 4K riescano a rendere omaggio a tanta bellezza. Oggi ve lo farò vedere sulla mappettina. Andiamo alla Malgadrina. Per voi sono passati solo 2 secondi, per noi circa 2 ore. Finalmente ci siamo, al rifugio del Mondurina. Davvero niente male. Un po' di mucche, fanno sempre bel folklore. Ci siamo nutriti, abbiamo camminato, abbiamo visto il lago e adesso prendiamo la strada per ritorno, che comunque non sarà brevissima, perché comunque un'altra oretta di passeggiata ci aspetta. Ci vediamo giù. Però non ci sono.
E vieni. E vieni. Questo è il making of di una fotografia. No, mi dispiace, non avete capito male o cosa. Ho fatto un piccolo saltino nel tempo. Il video l'ho registrato quest'estate, mentre questa parte la sto registrando adesso. Mancava un po' un finale a questo video in particolare, pertanto spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel pollicione, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook, perché su Facebook vi sto dando un sacco di dritte, vi porto un po' di offerte di Amazon, così seleziono un po' di prodotti per voi e vi riporto quando sono in offerta, così da poter risparmiare qualche euro, che desti tempi non è male. Fra l'altro, non so, spero che si apprezzi, sto registrando con i dispositivi che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, quindi il LED della Ulanzi da 12 euro, il supporto per lo smartphone, per l'iPhone che mi pare che costasse una ventina, una roba del genere. Mi sembra, adesso sto girando lo sguardo perché lo vedo nel monitor di là, che comunque il LED sia un bel acquisto. Sopra il LED c'è attaccato il microfono della Rode, spero che questo audio si senta bene. Se non pensate che sia così, scrivetemelo nei commenti, oddio stavo cadendo. E ragazzi, a questo punto un bacione, alla prossima, ciao!